Ciao Mario. Ciao Benno. Come stai, Mario? No, no. Come stai tu? Non c'è alcuna fretta, quindi non chiedere. Partiamo piano. Ok. Dai, lo dico. Ok. Allora. Capo, scusami per il disturbo, ma sono qui a ricordarti, a parte un like e un commento che fanno veramente tanto piacere, a iscriverti al canale. Una quantità assurda di persone guardano questo canale e non ne sono iscritte. Quindi, dato che suppongo non vogliate perdervi nulla, iscrivetevi che fa veramente tanto piacere e non vi perdete alcun tipo di video. Buona visione! Aspetta che abbasso un po' il volume. Allora, ammetto che è stato assolutamente figo vederli suonare tutti insieme. Ah, alzo Chi? Mario. Gli esploratori. Credo. Alzo Mario ancora un po'. E non avevo mai fatto caso che se quelle musiche venivano sommate, effettivamente facevano parte di un'unica traccia. Ok? Cioè, è stato veramente molto molto bello. E soprattutto poi è bello vedere che alla fine Solanum, cioè, ce l'ha fatta in un certo senso. A fare quello che, capito, doveva fare, che Allora, era arrivare all'occhio ed entrare, quella cosa lì del coso dell'osservatore consapevole, no? Giusto? andiamo piano piano. Ok. Ho distrutto il ventilatore. Alla stazione solare tu hai scoperto che i Nomai erano obbligati a far esplodere il sole. Esatto, per avere Perché? l'energia necessaria per far funzionare Progetto Gemello Cenere. Che è un progetto. Cosa serve Progetto Gemello Cenere? Esatto. Che cosa serve? Serve per mandare indietro, per avere l'energia necessaria per allargare il gap tra il buco bianco e il buco nero fino a 22 minuti. Perché questi ragazzi sono arrivati da noi proprio con questa tecnologia. I Nomai sono degli esperti di nuclei di curvatura, ovvero della tecnologia che ti fa entrare e uscire dalle dimensioni attraverso il buco nero per entrare e il buco bianco per uscire. E fin qua, Quindi ok. tu sai, grazie Gabs per il 14esimo, tu sai quindi che loro hanno sentito una vibrazione e sono venuti a controllare attraverso la loro acuta tecnologia, no? Ok. Però arrivati qua hanno avuto dei problemi. Esatto, robot oscuro sembra aver fatto, non si sa che cosa esattamente, però tipo ingabbiato il vascello. E Sì. Esatto, sostanzialmente li ha bloccati in questo sistema stellare. come se tu adesso noi stiamo parlando attraverso la tecnologia, con la fibra, con internet, con le cose, però se naufraghiamo in un'isola deserta non abbiamo più questi comfort e torniamo a Esatto. doverci raccapezzare per sopravvivere, ed è quello che hanno fatto i Nomai. Esattamente. Studiando di nuovo e cercando un sistema da una parte per tornare alla loro missione del trovo l'occhio, quindi costruendo il cannone, dall'altra parte invece studiando nuclei di curvatura per poter invece andarsene o continuare a visitare, andare a trovare l'occhio sostanzialmente. E su questo ci siamo, Bene. ok? E quindi Braci serviva per sperimentare la curvatura, la stazione solare serviva per avere un'energia infinita Esatto. potenziale, il potenziale veniva sbloccato da Cenere, dal progetto Cenere. E a profondo gigantesco c'è bordello. A voto fragile invece cosa c'è? E Voto fragile c'è un buco nero. c'è anche la loro città. E c'è anche la loro città, vero? La città sospesa, mi Sì. sembra. Ok. Cosa succede? Cosa va storto? Perché non sono i Nomai a entrare dentro l'occhio? Perché quando stanno. Ti dico quello che so e quello che ho capito. Sì. La stazione solare purtroppo non riesce ad adempiere, ad adempiere, ad portare a Sì. termine
il suo scopo, cioè quello di fare esplodere il sole a tutti gli effetti, per generare l'energia. Esatto, scusami. Sì, il sole non esplode. Per generare una supernova e avere sostanzialmente l'energia necessaria per fare quello che gli serviva, no? Sì. Purtroppo la stazione non riescono a farla funzionare e mentre, io me la immagino così, così l'ho intesa, mentre loro sono lì che studiano, per via della loro fame di conoscenza, di quello che vuoi, entrano in questo sistema stellare intruso. Loro, curiosi, visitano intruso, ed intruso è proprio la causa della loro estinzione sul nostro sistema stellare. Perché la materia ectoplasmica distrugge tutto. Sì, loro non possono non sono immortali, sono semplicemente intelligenti, mostruosamente, ma non potevano prevedere che nel sistema solare entrasse una materia letale anche per loro. Esattamente. E quindi l'intruso estingue i nomai. Esattamente. Il problema è che il loro sistema calibrato sul necessario arrivo della supernova rimane integro e miliardi, milioni di anni dopo il sole arriva al limite della sua vita e a 22 minuti dalla fine noi siamo chiamati a giocare e a vivere a 22 minuti dalla supernova. Un po' come Fry di Futurama che finisce ibernato per sbaglio e poi si ritrova nel mondo di Futurama. Non era previsto, ma alla fine la supernova scoppia e scoppia nel momento in cui i pesciolini che i nomai avevano trovato erano diventati degli umanoidi, una civiltà che comunque, come vedi, basata sul legno, sull'ossigeno, sì, eccetera. Sì, esatto. E quindi quello che appunto succede è che l'energia necessaria va a scaturirsi sostanzialmente, cioè si va a generare e si attiva il meccanismo. Ma certo che tu non hai trovato questa cosa. Dell'energia, sì. No. Ah, io non lignoso. Ho. Io cuore lignoso. Cosa mi manca? C'era qualcosa che mi mancava, no, sinceramente sì, non lo so. Te lo sei perso, vabbè, il gioco è finito. Certo. Te lo racconto. Cioè, si trova una incisione, nomai, e un disegnino di loro che trovano dei pesciolini. Ah. E sei te. Cioè loro hanno visto i tuoi discendenti quando erano ancora dei girini. Ah, ok. Quindi hanno visto i teporiani ed è meraviglioso perché loro quando li trovano hanno un amore di scoperta, un amore dicono che sono curiosi, magari se li lasciamo crescere magari un giorno riusciranno ad avere una civiltà, non mi ricordo specificatamente, ma quello che fanno è accogliere questa forma di vita con meraviglia e con riservo, infatti si allontanano lasciandoli prosperare da soli. Ah, ok, questo me l'ero perso ed è un peccato, però vabbè, come tutte le cose, qualcosa che rimane approssimativo. Veramente pensavo non ci fosse altro su cuore legnoso, se no l'avrei sicuramente visto. È molto comune che le persone non finiscono The Wilds al 100% prima di entrare nell'occhio, comunque. Anche perché i punti di domanda li avevo colmati, poi c'era qualcosa da esplorare ma niente su cuore legnoso, però va bene. Comunque... Sì. Ed essendo che i teporiani sono nati nell'acqua, i teporiani sono sopravvissuti all'intruso. Ah, ok. Infatti era la prossima domanda. Giustamente sopravvivono, passano milioni di anni, i teporiani si evolvono. Si evolvono, ma a fatalità, quando arrivano a diventare una società che inizia vagamente a essere, chiamiamola, solida... Quindi cioè quello che abbiamo adesso su cuore legnoso, il sole, la stazione solare, quando la visito, mi dice sta per giungere alla sua fine. Sì. E quindi l'energia scaturita va a dare appunto carburante al progetto Gemello Cenere, sì, che attiva il sistema. Il progetto Gemello Cenere, ormai sopito, si innesca da solo. Esatto. E da quello che sono riuscito a ricostruire, i nomai iniziano a... cioè i nomai... La tecnologia nomai inizia quindi ad attivarsi e continua ripetutamente a sparare
nel passato, ogni 22 minuti nel passato, quindi a ogni supernova, una sonda alla ricerca dell'occhio. Sì. Perché comunque il cannone orbitale, gravitazionale, serviva appunto a questo, no? Lui spara e dopo 9 milioni x mila lanci, alzo ancora Mario, è al 200%, la trovano. E io ho notato questa cosa. Io ho notato questa cosa. Loro la trovano il giorno in cui io mi risveglio. Quindi, e io non ho capito se questa è una coincidenza o meno, e speravo di trovare una risposta all'interno dell'occhio a riguardo. Eppure, sinceramente, io è molto fumosa la parte finale, ma ci arriviamo. Sì, ed è anche molto comune il fatto che tu non capisca, eh. Quindi, okay. Però ritengo anche che sia necessario, per il grande carico di emozioni che hai, di non fare uno spiegone, ma arrivarci empiricamente. Va bene, sono molto d'accordo. Sono molto d'accordo. Quindi, milioni e milioni di cicli fino a che le coordinate vengono prese. Sì. Vengono prese, le abbiamo, riusciamo a recuperarle, inizio a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, me ne rendo conto che serve il vascello, insomma, il gioco, quindi questo si tratta di puro gameplay, metto insieme tutti i pezzi necessari. Grazie, ad attivare il vascello, ok? E quindi io rimango a 2 ore fa che ho iniziato a giocare, che appunto so che probabilmente l'ultima cosa che mi rimane da fare è proprio inserire il motore a curvatura e andare dove i nomai purtroppo non andranno mai, cioè, a parte il gioco di parole. E peraltro io a questo ho associato il fatto che loro, la funzionalità delle maschere all'interno di questo progetto io l'ho associata in maniera blanda al fatto che si collegano per mantenere i ricordi, e noi ci siamo associati a una maschera. Il problema è che non so perché, e non so perché servivano ai nomai le maschere nemmeno. Ok, e ci arriviamo. Ok, perfetto. Cosa servono le maschere? Alle maschere, l'avevo letto, però è sempre stato un po' fumosa per me sta parte, perché le maschere servono per immagazzinare i ricordi, suppongo per le civiltà a venire dei nomai, per noi che avremmo scoperto il tutto. Sinceramente una risposta precisa non la so. I nomai e quelle maschere di nomai sono, quando ti ritrovi all'interno di Progetto Gemello Cenere, tu trovi 3 maschere accese. Sì. Sai chi sono? Io. È Gabbro e, a sto punto, dato che l'ho visto sul finale, suppongo Solanum? No. E allora il terzo elemento, forse sempre perché era lì in maniera... strana. Ti faccio ragionare, fratello. I nomai hanno creato un progetto all'interno della stazione solare che permettesse al sole di esplodere, dare energia e rinnovarsi, e quindi cumulare dei dati che sarebbero serviti per un loop successivo. Okay. Dunque, con tutto quello che hai visto nel sistema solare, cos'è che ti permette dopo un loop di continuare a raccogliere energie oltre a un osservatore consapevole? Cosa mi permette nel sistema solare? In che senso cosa mi permette di farlo? La vita. Domanda è giusta, non è un chi, è un cosa. Il fatto che io sia vivo, il fatto che ricomincio a vivere in maniera totalmente blanda, cioè risposta più banale. Ovviamente, perché tu vivi nel sistema solare, il sole esplode, ti risvegli, tu ti ricordi il loop precedente. Ma all'interno del sistema solare c'è qualche altra cosa che, risvegliandosi in un loop, può ricaricare al computer? Ne abbiamo parlato in questa discussione. Ma io ho una brutta memoria per queste cose, Mario. Ne abbiamo parlato. Ne ho veramente una brutta memoria. Vuoi che te lo dica? Che sia la statua stessa a fare da processore, ma non ha senso. Sì, no. Dimmelo, Mario. No? Bello che è lo so. È la sonda, Matti. È la sonda.
Hai ragione, hai ragione, perché è l'unica cosa che è appunto il modulo che si collega e che viene salvato tra i loop, giusto? Io oggi ipotizzavo ci fosse qualcuno a bordo della sonda, capirai, giusto? Quindi avevo detto bene, chat, quando ho detto hanno calibrato la maschera sull'interfaccia della sonda. Poi io a una certa ipotizzato ci fosse addirittura qualcuno a bordo, perché non ho mai capito si potesse interfacciare con qualcosa. Ok, quindi le maschere servivano per continuare a salvare dati a ritroso nel tempo. Perché i Nomai non avrebbero mai accettato di rivivere un loop soltanto perché non volevano morire. I Nomai volevano sapere cosa fosse la vibrazione che hanno sentito dall'altra parte dell'universo. Costi quel altrimenti, che costi. Esatto. Non ci sarebbe, okay. Sarebbe stato per loro più eticamente errato, okay, pensare di continuare a vivere in maniera immortale. Loro volevano soltanto sapere cosa gli sfuggiva, e quello che gli sfuggiva era, nel nostro sistema solare, questa vibrazione. Adesso parliamo di questa vibrazione, che non hai capito il finale, ed è una cosa normalissima. Ok. Normalissima. Okay. Allora, chi è Solanum? Solanum è un Nomai. Una donna. Esperta che si è specializzata in materia quantica, estremamente curiosa rispetto all'esistenza della stessa luna quantica, e credo, immagino, ho visto il finale, l'osservatore consapevole possa essere lei o posso essere io? Tu sei sicuramente un osservatore consapevole. Immagino che lei... Mai non si erano istinti? Sì, infatti lei mi ha detto che era in una condizione... Lei mi ha detto una frase del tipo molto sono viva ma mi sento morta, una cosa di questo genere. Infatti tu la vedi. Io la vedo, sì, nella luna a terra qualche volta. Sì, sì, quando ci arrivo, infatti ci ho parlato, oddio, ho parlato un parolone perché ci siamo parlati a gesti e a scritte, sebbene poi in realtà alla fine abbiamo parlato, io l'ho notato che poco fa io con lei ci parlavo. Ma dove ci hai parlato? Allora, io ci ho parlato nell'occhio e ci ho parlato, tra virgolette, a bordo sulla luna quantica, quando orbita attorno all'occhio. Quantica? Quando orbita quindi attorno all'occhio. All'occhio. Sì. In tutti e due i casi, no? Esattamente, sì. Lei comunque era, come immagini Nomai, forse l'esploratore dei Nomai, mi sembra almeno principale, alla ricerca dell'occhio e a cercare di capire cosa l'occhio appunto fosse, eccetera. E adesso viene, parliamo di cos'è l'occhio. La materia che hai visto entrando dentro l'occhio, cos'è? È materia quantica. Cos'è la materia quantica? Oddio, spiegarla è una parola. È questa materia che subisce delle leggi totalmente diverse rispetto a quelle della materia classica che noi conosciamo, che appunto esiste in delle condizioni completamente anomale anche per gli stessi Nomai, che studiandole, vedendo i loro manoscritti in giro, rimangono a loro volta bocca aperta rispetto al funzionamento di questa materia. La materia quantica esiste, Matti? Nel nostro mondo, nel mondo di Mattia e Mario? No, nel mondo di Other Wilds. Che sia qualcosa di tangibile, sì. Che esista è difficile a poter... Cioè, è difficile dire che qualcosa che... c'è contemporaneamente, non c'è, esiste. Perché quando c'è? C'è quando viene illuminata, vista. C'è quando viene vista e non, e non c'è quando non viene vista? Non c'è. Oppure come Solanum? C'è. Come Solanum? Solanum fa parte, ovviamente, dell'estinzione dei Nomai. Se tu da osservatore consapevole vai dentro la materia quantica esiste, ma nel momento in cui tu non stai guardando la materia quantica non esiste. È per questo che Solanum paradossalmente è sia morta che viva. Giustamente. Solanum esiste soltanto quando sei lì, ma Solanum non esiste se non la stai guardando. E infatti, in infinite condizioni, tu la vedi non esistere, esistere in vita, esistere morta. È vero, è vero. L'ho detto anche che ogni volta che arrivavo sulla Luna, in funzione di dove
attorno a quale pianeta ruotasse, vedevo il suo corpo, vedevo il corpo di un Nomai, che poi ho immaginato essere lei, sempre morto, quando invece quando ruota attorno all'occhio invece è viva. Sì, è una grande citazione al gatto di Schrödinger, per esempio. Come vedi, Outer Wilds è pieno di cose, di paradossi e di teorie, sì, visto che è fatto da studiosi, sì, che questo qua l'avevano portato in esame, la beta, e poi hanno pubblicato il gioco. E, per esempio, anche la teoria del buco bianco: noi non sappiamo se esistono dei buchi bianchi da cui esci dal buco nero. È una teoria che tu, entrando in un buco nero, esci da un buco bianco, e l'hanno messa anche qui. Ok. Quindi, come il gatto di Schrödinger, Solanum c'è e non c'è. Potresti dire che non c'è, eccetera. Adesso parliamo del fatto che tu sia entrato dentro il sesto luogo, cioè l'occhio dell'universo. Certo. Tu sei entrato dentro l'occhio dell'universo, ovvero la vibrazione che i Nomai hanno cercato disperatamente, non sapendo cos'è, pensando che è più antica dell'universo stesso. Ma con le teorie che sappiamo sulla quanticità, tu cosa diresti? L'occhio dell'universo è più vecchio dell'universo stesso. Di base, cioè, come fa qualcosa ad essere più vecchio della stessa esistenza? Cioè, il problema è che qua si va proprio su degli argomenti che sono... Sembrerebbe un paradosso. Esatto. Sicché forse era il motivo proprio per cui... appunto i Nomai erano estremamente curiosi di questa cosa che avevano captato essere appunto pre-universo, preesistenza. Quindi invito, visto che si parla di paradossi, diventa una discussione quasi al limite della filosofia, e lì ti dico, Mattia, grazie per le due sub giftate, là io ti invito, filosofeggiando, perché qua non è la verità assoluta, però ti dico, e se l'occhio dell'universo forse è più vecchio dell'universo stesso soltanto se lo stai guardando? Ok, quindi questo che cosa significa? Che l'occhio dell'universo esiste e non esiste, ma nel momento in cui entri, tu incontri, come detto, tutti i tuoi amici. Sì. Stai dentro Cuore Legnoso. Mm-hmm. Ma abbiamo la certezza che quello fosse davvero Cuore Legnoso? Grazie, Mattia. In maniera esplicita, no, banalmente, perché no, se siamo... è impossibile. Se partiamo da un layer già di semi-impossibilità, non possiamo basarci su questo per... Infatti, il gioco non continua se tu non vedi la mappa nell'ufficio di Scoglio Corno. E nell'ufficio di Scoglio Corno tu non sei a Cuore Legnoso. No, questo l'ho visto. Tu sei rappresentato dalla tua nave e stai in un infinito grumo di quanticità. E di, mi sembra di aver anche capito, almeno questo l'ho inteso appena poi siamo ripiombati dalla mappa, per andare avanti sempre da questo punto, a me sembrava che in questa foresta di alberi, quelli immagino forse fossero universi. Quelle luci che poi via via vanno a esplodere, sono galassie? Sono universi? Allora, ti dico la mia teoria, che secondo me è anche abbastanza accreditata. È impossibile che tu sia dentro Cuore Legnoso, perché sei dentro l'occhio dell'universo. Ma essendo tu un teporiano di Cuore Legnoso, quando entri nell'occhio, tu, secondo me, vedi ciò che vorresti vedere prima di morire. Ah, però, ok. Infatti vedi tutti i tuoi amici e prima di concludere la tua avventura tu ti riunisci con loro a suonare tutti i loro strumenti, no? Sì. Però per me il finale di Outer Wilds è che tu che entri l'occhio e poi il grande boom. Hai capito cos'è l'occhio dell'universo? Esattamente no. Sinceramente no, come faccio? Non avrei... Però l'hai visto. Hai visto che cosa hai è fatto. È un luogo. Hai sentito Solanum cosa ti ha detto? È arrivato il momento di far collassare tutte le probabilità. Esatto. Io questa frase qui non come capisco cosa significa? Adesso comunque mi sa di aver capito la scena alla fine dei titoli di coda. Comunque dimmi pure, passiamo a quello. Poi immagino che si sia creato un nuovo universo dove quelli che sono i pesciolini di Cuore Legnoso, in questo caso sono delle formiche di Cuore Legnoso con tutti dei pianeti diversi. Cioè è un nuovo Outer Wilds. Esatto. Quindi abbiamo generato un universo
e noi diventiamo l'occhio dell'universo del prossimo universo. È una citazione molto importante, che, e cioè che nel mondo niente finisce, ma ha un nuovo inizio. Quando si parla della fine della Terra, si parla della fine dell'umanità. La Terra diventa una palla di fuoco dove si resetta la vita, o la vita se preferisci, e dopo milioni e milioni di anni la Terra si raffredderebbe, ospitando di nuovo una nuova civiltà. Questo concetto, se posto al massimo delle sue potenzialità, sì, è applicabile a qualsiasi tipo di corpo celeste e di stella. Sì, chiaro. Quindi, per quanto mi riguarda, tu, entrando dentro l'occhio, vivi il Big Bang. Cioè, quella è un'altra citazione, è quello del Big Bang, è il reset dell'universo. Noi non sapevamo cosa c'era prima del Big Bang, e secondo me Other Wilds teorizza cosa ci fosse prima, ovvero un universo. Un altro universo. E se l'universo in cui stessimo vivendo non è altro che il reset di un universo di cui noi non possiamo sapere nulla? Per questo, e se quell'universo fosse causata l'esplosione del Big Bang da un paradosso di materia quantica così tanto insostenibile che nel momento in cui esiste, e quindi la fisica deve tener conto delle sue leggi, e può tenerli conto soltanto quando un osservatore consapevole entra dentro l'occhio e quindi vede tutta quella materia quantica, come cita Solanum stessa, collassasse? Che poi noi lo sapevamo fin dall'inizio, perché lo stesso Scogliocorno dice che le galassie si stavano allontanando. Lo stesso, non mi ricordo quale scritto, citasse il fatto che l'universo stesse finendo. Io oggi mi sono accorto che se guardavo le stelle esplodevano lontane da me. Sì. Man mano che si avvicinavano i 22 minuti, io vedevo tutti questi fuochi d'artificio lontani che scoppiavano. E poi ho ricollegato a che cosa intendessero con l'universo. Insomma, sta finendo. Ed è per questo che ti dico che non so se è una cosa che devo teorizzare, pensare, che quindi l'occhio dell'universo non è nient'altro che i rimasugli, se può esistere un rimasuglio pre-creazione, dato che prima della creazione non ci dovrebbe essere nulla, di un vecchio universo che fa scaturire questo domino di universi che andranno ogni volta a rigenerarsi quando si attiveranno le condizioni tali per cui si entra nell'occhio consapevolmente oppure banalmente quando si arriva al termine della vita di un universo, che in questo caso sembrava essere 14 miliardi di anni. No, 14 miliardi di anni era l'inizio della civiltà delle formiche, che è un'altra cosa. Parlando di paradossi, noi non possiamo definire cos'è l'occhio dell'universo al massimo, e quindi possiamo soltanto teorizzarlo. Ma se ci fai caso, tu, Teporiano, non appena entri al collasso della materia quantica e quindi al Big Bang, è come se tu vivessi dentro la tua coscienza e il tuo inconscio i ricordi che avresti voluto vivere, come Solanum probabilmente all'interno della luna quantica vive quello che voleva vivere, quello che ovvero voleva vivere. La continua ricerca e la speranza da esploratrice di trovare qualcuno che potesse continuare la sua storia. Lei ti dice, infatti, quando ti incontra: noi non ci conosciamo, ma mi piacerebbe davvero che io potessi comprenderti come un amico. Sì, è vero, è vero. Spero che tu non ti indisponga se ti posso se ti chiamo amico. Sì, vero, vero, vero. Infatti quella cosa lì l'ho vista, ho detto, ma non riuscivo a metterla a fuoco. Adesso... Sì. Scusami, è solo perché ho letto un assist da mio ragazzo, da mio mod, che ha giustamente detto una cosa che poi ci ragionavo oggi, cioè perché l'occhio vibra, perché l'occhio ha chiamato in un certo senso. Potrebbe essere sensato il fatto che effettivamente l'occhio abbia tentato di avvisare la fine dell'universo, quindi cercare una sorta di riavvio, passami il termine, prima della fine naturale dello stesso, come o se, di nuovo inizio, come se l'universo fosse una creatura vivente, esatto. E come ogni creatura vivente abbia insito nella sua natura la necessità di procreare, e quindi prima della fine dell'universo si sia procreato, chiamando gli osservatori consapevoli
per continuare la sua... guarda, è una bellissima teoria. Cioè, invece di essere lui molto. Quello che osserva, lui chiama per essere osservato, in quanto anche il nome stesso, occhio dell'universo, in realtà ti aspetti che sia lui ad osservare, lui chiama per essere osservato al fine di riavviare o salvare dando un nuovo inizio a, cioè, o dando senso a questa fine che ci sarebbe stata. È molto... Alla fine tu stai vivendo la dimensione tua ideale, ovvero quella di stare con tutti i tuoi amici esploratori a suonare. Esatto. Anche perché se no non si spiegherebbe come ci sia anche Felspato, visto che Felspato è disperso per sempre. Esatto. Ma poi anche la stessa Solanum suona. Mi ha fatto venire la pelle d'oca, incredibile. Non sapevo minimamente che lei almeno avesse uno strumento. Non so se è una chitarra o cos'è, ma io appena ho sentito che ha iniziato a digitare su quel touchpad del bastone, ho detto: ma che cazzo stai dicendo? Io ti giuro, la parte finale ormai sono incredibili. Io te lo dico, ma non ho fatto. Era un pianoforte. Non ho in alcun modo capito lì per lì, perché sarò onesto nel dire che dal mio punto di vista è molto difficile comprenderlo se non forzi ragionamenti al limite su delle risposte che rimangono ad oggi aperte ad interpretazione, a scelta di come vogliamo vederle. Però come è studiato il finale è incredibile, è una parola comune, ma è veramente incredibile recuperare gli strumenti. Quello che ho vissuto io, questo, di questa costruzione di tutto il gruppo, che poi ognuno parte a suonare, non mi sono mai reso conto di quanto effettivamente sommati creassero una melodia, parli con Solanum, che finalmente in un certo senso ha raggiunto il suo scopo, è l'unica nomai che, se vuoi vederla come viva, è riuscita a fare quello che ha cercato di fare la sua intera specie. È poetico che l'eredità dei nomai la raccogliamo noi e riusciamo a fare una cosa e loro non sapranno mai che non l'abbiamo fatta. È molto, cioè, se metti insieme tutto questo è molto, veramente molto molto. Ma come tu leggi dalle loro testimonianze, i nomai sono sempre stati ottimisti, quindi sì, in cuor mio, mentre loro stavano per morire, tutti sapevano che qualcuno avrebbe raccolto la loro eredità. Addirittura se non sbaglio veniva teorizzato in caso di emergenza l'attivazione del progetto delle maschere. Non erano simili. Per niente gelosi della loro sapienza, loro la volevano condividere con tutti. Se loro ci avessero trovati vivi e coscienti, si sarebbero alleati con noi, non avrebbero mai avuto paura di noi. Io, mai. Mario, in questa cosa però mi rimane veramente il dubbio a cui pensavo di avere una spiegazione, e che se non ce l'avrò qui, dimmelo subito se ce l'ho nel DLC. Io necessito sapere perché tutti mi hanno chiamato Sassolino per l'intera... per sempre. Perché mi hanno chiamato Sassolino? Penso che ti chiami Scogliocorno. Lui forse anche lo stesso, come si chiama, lo stesso il tizio vicino al braciere all'inizio. Sì, hey Sassolino. È perché tu sei il più giovane esploratore della troupe di Other Wilds. E quindi, essendo che discendi dall'acqua, tu nuotavi in mezzo ai sassolini. Ah, mi dicono anche che i nomi degli esploratori sono tutti sassi. Sono tutti sassi, sì. Certe, la Selce, deposito di ghiaia. Ma che cazzo dici? E Matti, io terminerei qua il discorso, perché tu pensi di aver terminato The Wilds, ma come avevi finito i tuoi punti interrogativi e in realtà ci sono delle cose che tu devi sapere, io adesso ti dico la mia sul DLC senza dirti una parola. Va bene. Però. Sì, ma mi fido ciecamente, cioè lo sento che non mi distruggeresti, perché probabilmente ti ucciderei se con una minaccia reale. Dimmi. Il DLC è meglio del gioco. Addirittura. Il DLC è la versione completata, perfezionata e amata, che dà un degno finale di gusto in bocca a questa avventura. Addirittura. Tu non stai per giocare un gioco che ti dà il contentino di quello che hai giocato, ma è Other Wilds 2 a tutti gli effetti,
che completa una storia che tu diresti com'è possibile perfezionarlo ulteriormente, ma ti posso assicurare che è possibile e loro l'hanno resa possibile. Ah, ok, va bene, va bene. Poi è una questione di gusti, eh? C'è gente che preferisce il gioco originale. Però io sfido chiunque quando ha finito il DLC a non considerarsi di completo. Aver finito The Wilds. Ok, io ti do in chiusura, ti do una mia valutazione per quello che vale di fino adesso, escluso quindi il DLC. Mi aspettavo qualcosa di molto diverso sul finale, banalmente perché io tutto questo sistema di paradossi e di appunto filosofia che svolazza non l'ho mai preso, sono sempre stato molto pratico. Quindi quando teorizzavo che i nomai fossero il tempo, era perché cercavo di mangiare la foglia rispetto a quello che sarebbe stato il colpo di scena alla fine, no? In un certo senso lo dominano il tempo, quindi è carina come definizione. Sono la cosa più vicina al concetto di dominio temporale. Si spostano attraverso i buchi neri. Sì, esatto. È vero, effettivamente sì. Però cioè, appunto, noi quando usiamo benzina, loro squarciano il tempo. Quando io ti dico che appunto penso che i nomai siano il tempo è proprio perché cerco di avere risposte e cercando quindi di, sai, leggere, non per rovinarmi il finale, ma perché, sai, no? Poi ti dico una cosa che riguarda i capitoli To The Moon, cerco sempre di, ma so più furbo io, no? Quindi vado avanti. Mi ha completamente spiazzato non solo il fatto che non c'è, non ti dico lo spiegone, ma la semplice linea di comprensione finale di questo è quello che è successo, ok? Ma ci devi star lì un attimo a pensare, a parlare ad alta voce e a comprendere. Ma che appunto il finale è qualcosa di totalmente aperto. Nel senso che, sì, tu giustamente teorizzi, Mario, del questo nuovo inizio dell'universo, del riavvio, diciamo del momento pre-morte, di cosa abbiamo potuto vivere nei panni del protagonista, come di Solanum, eccetera. Però mi aspettavo un po' più di diciamo ordine, semplicemente perché se in tutto il gioco vi è stato un continuo ti spieghiamo tutto quando lo capivi, cioè ti spieghiamo tutto ha un senso, dalla materia ectoplasmica stupida che sembra solo il danno messo lì, mi aspettavo qualcosa di più solido, ok? Banalmente perché avevo aspettative che accadesse. È okay. Tutto spiegato in pratica, eh? Non rimane nulla di teorico. Ma cosa rimane di teorico, secondo te? Banalmente, per esempio, il fatto che, ma ti dico in maniera scema, l'arrivo sull'occhio dell'universo, no? Noi non sapendo nemmeno se esiste o non esiste, come mi dicevi tu poco fa, come facciamo a essere sicuri che quello che stiamo vivendo sia, che siamo su cuor legnoso, stiamo parlando, è semplicemente un prima di finire il tutto facciamo il gran finale, i fuochi d'artificio. Però 24.3 miliardi di anni dopo è la realtà, non è la tua testa. Quello è la realtà. Ciò che è teorico è quello che succede tra l'entrata nell'occhio e l'esplosione dell'occhio, cioè tutta la parte a cuore legnoso. Sì. Quella è la tua soggettività. Ma l'esplosione c'è realmente stata e sì, i pianeti riformati senza la chiusura concava è tutto reale e pratico. Quello è vero. Senza è successo, la chiusura concava. Cioè è avvenuto il Big Bang. Quello è vero, quello che sia accaduto è vero. Diciamo che la parte occhio, non lo so, è come se mi aspettassi che come Dio sapiente che nella mia testa è, cosa può essere? È il più antico dell'universo stesso, è la cosa più vicina che per noi è Dio. È l'unica cosa, no? Mi aspettavo neanche fosse un luogo, cioè ci sta anche in realtà, mi aspettavo fosse più concreto. Io amato che fosse, dopo tutte le teorie, dopo tutto quanto, il concetto di Dio viene venerato e che cos'è? Una gigantesca esplosione. Sì, quello è vero. Il in realtà Big è molto, Bang, è molto poetico. È molto molto poetico e dico quello che ho detto all'inizio del gioco, cioè l'ho capito dopo poche ore che ci giocavo, che mi rendo conto benissimo, oggi ancora di più, ora che ho finito ancora di più, il perché diventa uno dei titoli più invidiati sia da vedere, nel senso vedere qualcuno che lo scopre, sia per le persone a livello di gusto, cioè che puoi dire è il mio gioco preferito, è la mia esperienza preferita, perché mi rendo conto che
nel momento in cui raggruppi gli strumenti, li senti tutti suonare, dopo tutto questo grande viaggio, infiniti loop, inizi a mettere insieme i pezzi e hai questa esplosione di ma che cazzo dici? Io sono impazzito, cioè io sono impazzito del tutto. La settimana scorsa da tutta, da quando sei entrato fino alla fine, io ero, ti ho condiviso lo schermo. La settimana scorsa quando sono entrato all'interno di Progetto Gemello Cenere e ho messo in fila i puntini che in Omai se ne sono andati, che sono morti, che hanno lasciato la tecnologia, che la supernova ha attivato il tutto. Cioè mi sono esplose una serie di bombe poco dietro la nuca, ok? Che mi hanno continuato a fare buttare fuori l'informazione successiva come se io già la sapessi, ma l'ho semplicemente l'ho messa in ordine adesso. Forse ti dico, mi è piaciuto di più quel momento lì dove ho realizzato di aver capito tutto che il finale stesso, che è stato molto, è molto poetico, ok? Però forse la concretezza dell'informazione lì mi ha fatto molto di più a me. Ma lì, cioè, io lì sono impazzito, io lì ero... Non ci posso credere che cosa è successo, capito? Ma non l'hai finito, Matti? E non l'ho finito. Non l'hai finito. Cioè, non è un contenuto aggiuntivo se ti è piaciuto lo spazio. Il DLC è Other Wilds. È proprio è Other Wilds. Vero. E avendo anche visto la meccanica base, cioè sapere, ricorda la frase di Paul, il gioco che vuoi dimenticare. È verissimo, mi sembra che Michele abbia detto che questo per lui è il videogioco che dimenticherebbe. Sì, sì, è il Breaking Bad dei videogiochi questo, sì. Per me, te lo dico senza problemi, è sicuramente tra le migliori esperienze che abbia mai giocato a livello videoludico. Non supera il mio, al momento, il mio amato momentaneamente Undertale, però... Ribadisco, comprendo benissimo cosa questo gioco faccia. E io l'ho detto il secondo episodio, ho detto io mi sto rendendo conto in questo momento, rifacendomi una frase famosa di The Office, che io sto vivendo una cosa che fra un anno ricorderò con nostalgia e gelosia di non poterla rivivere. Quando entri nella schermata, quando senti le musiche, io che parli di passato, parli di nostalgia, ma tu hai le migliori ore adesso. Perché veramente, tempo che entri dentro il DLC, tu ti guarderai attorno e sarai a bocca aperta. Okay. Giocatelo. E se ti posso consigliare, dimmi. Aspetta una settimana. Non lo iniziare subito, prenditi il tuo tempo. Probabilmente lo inizio lunedì o martedì, quindi oggi è giovedì, sì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, sì, 5 giorni. Dai, sì. Ci vediamo domenica per Cuphead, bro, sì. Io vado a fare le mie cose. Io, Mario, velocissimo, veramente ti ringrazio perché sei stato, non capirai niente, il mio Enrico di Dark Souls. Io ho questo enorme problema di capire una cosa e te lo giuro, dimenticarmela 2 minuti dopo. Penso sia demenza senile e non sto scherzando, cioè io ho obiettivamente un problema a riguardo e il continuare a parlare a alta voce con qualcuno come faccio con Enrico per Dark Souls è stato mi mantiene le informazioni che riesco comunque a perdermi come hai visto, ma è molto stimolante parlare con qualcuno che non ti vuole raccontare ma ti vuole dire parlami e io invece ti dico e poi e con le poi riesci ad agganciarti esatto, a quello dopo esatto. Quindi ti ringrazio per questo, Mario. La conoscenza empirica che si vivono i videogiochi abbasso molto bello. Le persone che sono impazienti di spiegare le cose o di far copiare a qualcuno la propria esperienza videoludica. Vero. È esattamente il e con questo chiudo è sì. Come se tu comprassi a tuo figlio un pianoforte, lo facessi sedere sullo sgabello e cominciassi a dirgli suona dai. Secondo me un bambino che sia un pianoforte o che sia una palla non devi insegnargli come interagire con l'oggetto, glielo devi soltanto far trovare in casa. È il bambino che poi deve interagire, deve iniziare a vedere la palla magari in una maniera contraria a come tu hai iniziato a interagire con quella palla, ma dargliela in mano non fa che snaturare l'esperienza di lui che avrà da quel momento in poi con l'oggetto non identificato. Sì, 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 ho capito. Sì, infatti è bello che ognuno cominci, diciamo, di suo e vada avanti per la sua strada come ognuno di noi avrà fatto a suo modo. Eh sì. Grazie mille, Mario. Bene, Beddu. Davvero, ciao. Grazie mille, Mario. Sei stato ragazzi. Gentilissimo. A presto. Forza Inter. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Mario. E insomma, anche questo lo abbiamo portato a termine. Anche questo lo abbiamo portato a termine e oserei tranquillamente dire che l'universo
anche in questa schermata è veramente giunto al suo termine, anche nel titolo di testa, né di testa. Grazie per il perché Sassolino, sì sì, ho letto. Secondo me approfondisce un minimo il discorso del mondo quantico, anche del quantum computing, riesce a comprendere meglio il pezzo dell'occhio dell'universo in generale della materia quantica. Quello che intendevo a Mario con concretezza, quando appunto, cioè, allora, detta fuori dai denti, ha rispettato le mie aspettative? No. Detta completamente fuori dai denti, no. Ci si è avvicinato tanto, veramente tanto, però non ha rispettato quanto carico di hype avevo c'era dietro, ok? Ma ve lo dico in maniera veramente brutale, è un bellissimo gioco. Io, per me, questo è l'Undertale, ok? Per me, se questo è l'Undertale, deve eguagliare. Poi c'è da dire che manca un DLC che, almeno a detta di Mario, è senza senso. Io veramente, ragazzi, mi aspettavo sul finale meno capisci e più capisci, ok? Nel senso, il finale, tu entri nell'occhio e in realtà quello che accade, sì, è un Big Bang, sì, è tutto quanto quello che c'è, ma in realtà lo capisci, cioè io non l'avrei mai capito da solo, io sono stupido, non l'avrei mai capito da solo se non parlando a voce alta con Mario, che un po' alla volta mi fa aggiungere al ragionamento, ok? Per questo dico che, ok, entro, vedo tutto esplodere, era come se mi aspettassi il colpo di scena, era come se mi aspettassi il e invece i nomai sono il tempo, capito? Mi aspettavo una cosa comprensibile, facile, facilmente, ok? Specialmente progetto Gemello Cenere. Quando progetto Gemello Cenere vengo a comprenderlo e so che c'è stato quello, mi aspetto quasi che alla fine ci sia un extra, quando in realtà questo non vi è. E, di base, comunque, ribadisco, non ho mai capito come si chiama Solanum, ma quello, ribadisco, fa parte del 90% di Mattia, che è stupido. È un bellissimo gioco e ve lo dico tranquillamente, probabilmente è e sarà nella mia top 10 di sempre, cioè, ma guarda, forse 5, top 5 di sempre, ok? È incredibile. E veramente le note di questa canzone sono un po' come quella canzone che quando senti ti ricorda un momento. Ed è incredibile. Veramente, ragazzi, è incredibile. Non alzo le mani dinanzi a qualcosa di incredibile. Non dico mi aspettavo arrivasse nella a pari merito con Undertale, però per le aspettative così alte da parte di tutti, mi aspettavo fosse lì. Quasi un testa a testa. Invece Undertale stacca ancora. Per me. Però alla fine rispecchia il vero senso dell'universo, ovvero il fatto che non c'è e non deve esserci per forza un senso. Che poi è lo stesso discorso di paradossi della materia quantica, no? Della c'è se la vedi, se non la vedi non c'è. Il gatto di Schrödinger. Tutto quanto. Ribadisco, ragazzi, è molto bello. È molto bello. Ti dico, se doveva essere un 10, per me è veramente tipo un 9,5, capito? 9,5, un 9, no, dal 9 al 10, fate come volete, è veramente vicino alla perfezione? Non lo è, per me. Il che è come dire, per tornare alla discussione di un tempo, Dark Souls 2 è il più brutto. Teoricamente Dark Souls 2 è il più brutto dei 3 Dark Souls. Nel senso che se al 3 dai 9, al 2 dai 8,5... al 2 dai 8, capito? È giusto che sia il più brutto, però non è che è brutto, rimane comunque un titolo incredibile, ho capito. Suppongo comunque, mi rifaccio dalla chat, ma è una cosa che avrei detto anche io, che sia un gioco che mi richiede probabilmente 24 ore per comprenderlo. Cioè, adesso io ci penso, con calma, mentre sono fuori col cane, ci penso, rifletto, inizio a dire, hai capito perché quel messaggio? Quindi immagino che in realtà farà degli scatti avanti, perché dico questo perché banalmente l'ho vissuto con Undertale.
Undertale io l'ho finito, 2 settimane dopo mi piaceva di più di quanto l'ho, di quando l'ho finito, ok? Quindi lo so benissimo cosa ha fatto, ok? Quindi io mi rimane una sola domanda. Che non mi potete dare una risposta, ok? Non me la potete dare. Ma il DLC su cosa cazzo si basa? Cioè, il DLC da dove parte? Se abbiamo da una parte un nuovo universo, dall'altra delle fini dove io muoio. Dov'è il momento in cui comincia il DLC? Guarda come si chiama. Posso guardare? Beh, posso guardare come si chiama anche perché... perché lo devo comprare, cioè nel senso Outer Wilds DLC. Pagina del DLC di Steam. Echoes of... aspetta, c'è il trailer che non voglio guardare. Echoes of the Eye. Gli echi dell'occhio. Porco Dio, è ancora più complesso capirlo adesso, Dio cane. Non ne capivo uno, immaginati capire gli echi dell'occhio. Gli echi... merda, è un titolo molto pretenzioso questo, eh? È un titolo molto pretenzioso, eh? Gli echi dell'occhio. La frase di Sabacco non è da interpretare come classifica. Non lo vuoi dimenticare perché è il migliore. Lo vuoi dimenticare perché letteralmente non puoi riviverlo per come è fatto. Quando sai tutto non c'è più il gioco. Molti giochi sicuramente prendono, ma Overwatch è scoprire il gioco stesso. Ma guarda, Daniele, ti garantisco che è esattamente la situazione che ho vissuto e che fa uguale su Undertale per me. Io Undertale non lo rigiocherei mai. Cioè, oggi ho detto Overwatch, Overwatch. Invece Outer Wilds. Undertale non lo puoi rigiocare. Lo rigiochi magari per le musiche, ma Outer Wilds allo stesso modo. Ci sono dei giochi che tu una volta che fai non fai più, capito? Perché non hanno un gameplay divertente. Che il gioco è l'esperienza e tu l'esperienza non la puoi rivivere. Cioè non te la puoi togliere, capito? Quindi su quello non gli puoi fare assolutamente niente. Ed è sicuramente... cioè sicuramente, ti dico, è allo stesso modo un titolo che se mi dici hai 5 colpi per resettarti la memoria, questo fa parte di quelli, ok? Assolutamente. Tu adesso potresti reinstallarlo e finirlo in un ciclo. È un gioco che puoi finire in 30 ore o 10 minuti. Non è vero, 10 minuti, ce ne vogliono circa 15. Però è un gioco che puoi finire in 30 ore o in 15 minuti. È vero, perché tu effettivamente... la speed è 7. Perché tu effettivamente... Che fai? Cioè non puoi dimenticarti dov'è il nucleo di curvatura. Non puoi dimenticarti dove... come si arrivano alle rane. Non puoi dimenticartele queste cose. Purtroppo l'Hollow Informatica, la Undertale e Hollow Knight sono due giochi che io giocai in un periodo dove il mio canale stava totalmente fallendo e non avevo possibilità di investire in un canale di riupload. E quindi sia Hollow Knight che Undertale purtroppo non esistono. Vogliamo vedere una speedrun? Vediamoci una speedrun, assolutamente. Assolutamente, sì. Se faccio così voi lo dovreste vedere. Aspetta, spostiamo questo qua. Ci sono... non ci sono spoiler, immagino, del... non credo ci siano spoiler. Cioè, quello che fa lui è esattamente quello che pensiamo, no? Cioè, quello che io ho appena fatto. Occhio non è detto. È
solo gioco base. Niente spoiler, aspetta. Sì, sì, non ci sono spoiler. No, non niente spoiler. Mi fido di Murrick. Prima ne ha giftate 10, immagino. Cioè, lui ci mette 8 minuti e mezzo da quando comincio. Come cazzo fa a prendere la sabbia? Ma aspetta, ma questo è dall'inizio del gioco. Cioè lui non aveva neanche ancora le coordinate di lancio. Cioè è stato così veloce che l'attivazione della statua avviene quando è già a bordo della nave quasi. Laggata. A quando tocca terra? Sonnellino di 3 minuti. Quando dorme? Minchia. Porca troia. Ash Twin, senti che bello. Senti che belli in inglese i nomi. Distrugge tutto. No, come ha fatto a non distruggersi la nave, bro? A me non si è mai distrutta. Che cazzo dici, Willy? Ah, si è distrutta, vedi? Guarda, guarda come vola. Ma che 100? Me ne sarà andata di culo 3-4 volte. Bro, la musica qui è assurda. Si si guida, hai capito? Sì, ma raga, ma questa cosa non è normale. A parte che le rane sono uno dei mostri peggiori di sempre. Cos'è sto tasto? Per tankare il ta... cioè per tankare spara. Io l'ho fatto no gravity. Cazzo ne sapevo io.
Cioè lui va all'occhio a mano. Lui giunge nell'occhio a mano. Non usa neanche il buco nero. Ma non ci metteva meno col buco nero? Direi di no. Sì, sono i finti teleport. Vabbè, sono i finti teleport. In realtà il teleport è dentro il gioco stesso. Questa parte qua è assurda, zii. Queste sono tutte galassie. Queste sono tutte galassie. Io ho fatto tante foto, ma lui non scherza col fare le sparassonde, eh. Posizionato in funzione di cosa? Cioè lui c'ha 2 minuti, deve recuperare tutti i cosi. Solanum? Non c'è se non vai sulla luna. Bro, il piano è fondamentale. Che non l'hai mai conosciuta. Manda una no ship. Vai, manda una no ship. Ma come cazzo fai? Ciccio mim. Eccolo qua. Shipless. Eccolo. Oddio. Non so. Però c'è il DLC. Aspetta. C'è il DLC. Ciccio mi manchi. Come in Italia migranti. Anche nell'altro c'era. Quindi non ci sono spoiler. Giusto? Bro? Adesso ringrazio le sub poi. Ok, questo è un classico. Cioè ci mette 1 minuto in più a finirlo questo. E non c'ha la nave.
E adesso si attiva. Cioè, è vero che si attiva da qua, capito? Cioè, si attiva guardando lì da qui. Codici di lancio. Ah no, dorme, certo. Quanto dorme questo? Cioè, questo dorme più di quell'altro. Ma come cazzo arriva da Rovo senza la navicella? Però quanto dorme? Ha dormito 14 minuti e mezzo. Metri al secondo. Minchia, lo fa diventare di 4 metri al secondo una sonda, eh. Il warp spara. Come arriva adesso a vuoto? A Rovo. Ma va là. Stazione Buco Bianco. Sono curioso di vedere come schiva le rane. Caghetta, eh. Ma che rinculo gigantesco sta roba, oh. Vabbè, da qua è uguale poi. Bellissima anche sta parte qua con tutti, cioè, con tutti questi filamenti del te, cioè, filamenti di realtà, tipo di... Vabbè, dopo va bene. GZ, GZ, GZ a lui, anche perché da qua in poi è uguale, porco Dio, boh, va bene. Complimenti, io ce l'ho messi 18, non così lontano da lui, comunque, solamente 10 minuti di differenza, più o meno, non è così tanto. Sweetless? Come sweetless? Ma muori?
Muori... Ma com'è possibile, raga? Ma muori di ossigeno. Ma non si può. Ma non si può fare sweetless. Muori senza ossigeno. C'è anche senza gambe? Sweetless. Ma che cazzo vuol dire? No, ma come fa a non morire? Questo è più lento, eh. Muore per riavviare velocemente. No, adesso io devo sapere. Questo... Ah, ma usa la nave. Ah, ecco. Vabbè. Non ti dico che va bene, ma pensavo senza nave e senza tuta. Mi chiedo come fa a non morire qui. No, non ci credo, zii. Entra così veloce che non fa tempo a morire? E qui dentro immagino non ci siano limiti. Come prende... il nucleo? Ma? Dio, porco. Non ho idea di cosa sia il push. Cioè, non ci credo. Però ma è geniale. Cioè, si può attivare da fuori la incudine. Come non aveva la tuta, tasto, come tolto la gravità si è potuto spingere per togliere... Madonna! È ossigeno infinito! Vabbè, qua... Ma non si sono neanche svegliate! Adesso sì. Non sta usando i razzi. Potevi farlo anche con la nave. Ma come? Push off. Push off. Push off. Oddio, che difficile, che difficoltà.
Vabbè, glitch comunque, ok. Cioè, perché senza glitch è impossibile, cioè, muori. Ah. Ah. Ho capito. Vabbè, qua... piccolo glitch per sparire nello spazio. Ho capito. Mi piace la presa per il culo di usare... di mangiarsi un marshmallow. Veramente tanto mi piace. Se no è run invalidata. Ah, non lo sapevo. Che gioco. Che gioco incredibile, ragazzi. Guarda un attimo Telegram. Che gioco veramente, veramente incredibile. Tieni Mattia, ci sono tutte le teorie che hai fatto dopo ogni live su quello che vi ha preso, se vuoi vedere quanto avevi capito. Ah! È stato fatto un PDF di tutti i miei, di tutte le mie teorie. Ah! Questo è un PDF con tutte le teorie mie, con i link relativi. L'archiviazione dei ricordi, la missione, i pianeti gemelli, poi non capisci un cazzo, poi cerca di collegare tutto ma senza incastro, la luna quantica, l'acqua dell'universo, cerchio del sole no mai, aspetta, il cerchio del sole no mai, code di profondo gigantesco, perché Sassolini, l'occhio dell'universo parte 2, i no mai, le evoluzioni, i no mai sono il tempo. Porco Dio, i no mai sono il tempo, Zinona. Ma come cazzo mi è venuta, i no mai sono il tempo? Però posso dire che quando le vuoi pensare tutte, pensi anche a questo. I no mai sono il tempo, senza nessuna base. Ma no, perché dopo loro, boh... No, non ci sono scuse, non ci sono scuse, semplicemente. Fammi vedere cosa... Fammela vedere quella dei no mai sono il tempo. Dove si è aperta? Eccola qua. Bro, io prima ho pensato che... Qual è stata la teoria di prima? Che i no mai fossero il tempo. Non mi posso segnare tutte le teorie. Cioè, nella mia qui... testa per un secondo c'è stata... Sono curioso. Porca puttana di pianeta. Quello ah, c'è... ma qui dico solo che i no mai potrebbero essere il tempo. E credo proprio, e temo proprio, che sarà l'ultimo episodio. No, non lo so in realtà. Ragazzi, secondo voi quanto tempo ci metterò ancora a... Che bei tempi, ragazzi. Idea? È arrivato un altro ride. I non mai sono il tempo, ragazzi. Sappiamo di essere nel loop. Butta dentro due buchi neri. C'è la forgia. Tutti gli altri, aspetta, sai cosa facciamo? Facciamo un accampamento sotto la crosta terrestre di questo pianeta che vabbè, viene... Vabbè, no, qua, completamente fuori... Porca puttana di... Completamente fuori. I no mai sono il tempo. La supernova non ti uccide ma finisce il tempo. L'evoluzione parte 3. La supernova, torre dell'occhio, supernova teoria by Carlo Negri. La morte parte 2. La storia, risolto tutto, l'occhio universo, riassuntozzo e spazio-tempo distrutto. Neanche lì ho capito qualcosa. Che poi... È vero, effettivamente la risposta... In realtà la supernova ti uccide sempre. Avevi anche tutti i capelli. In realtà la supernova ti uccide sempre in questo gioco. Cioè, non c'è un momento in cui la supernova non ti uccide. Anche se sei lontano dall'universo, semplicemente non arriva l'animazione. Vabbè, nell'occhio l'ho visto, certo. Ti togli il nucleo? No. Puoi fuggire dal sistema solare, se non muori prima. Ah, si possono... Potresti provare ad andare molto molto lontano e vedere che succede. Cioè, il problema è che il loop termina sempre. Non è... Cioè, quello che intendo io è... Magari non ti uccide la supernova, ma tanto ricominci comunque una vita 22 minuti nel passato, no? Ma potresti andartene con il nucleo in mano.
Se una nuova ti uccide, ma gemello cenere ti fa riattivare 20, il loop 22 minuti prima. Giusto? Giusto. Puoi anche fuggire con il nucleo e fare un finale alternativo abbastanza negativo. Bene ragazzi, non lo farò mai questo finale, quindi ditemelo tranquillamente, cioè non lo farò. Sinceramente, come sapete, io gioco i giochi e quello che scopro è quello che devo scoprire. Basta. Se mi date un link lo guardo al volantibus, in realtà, semplicemente muori perché finisci le risorse ed è game over. Vediamo. Outer Wilds All Endings. Non c'è il finale anche del di un eventuale giorno. Non c'è un DLC qui dentro, no? Chiedo. Evito questo link qua. Mi ha passato Will giorno. Non lo so se c'è o non c'è. Chiedo. Sbirro, grazie per il Prime, grazie mille amore mio. Just, grazie per il terzo mese anche a te. Tom, grazie per il quinto mese anche a te. Long, grazie per il terzo mese. Parisone, grazie mille per il nono mese. Stepoldi, grazie ancora per il decimo. Dila, grazie mille per il Prime. Gian, grazie mille per il Prime. Ma soprattutto, grazie a Murrick che ne ha giftati 10 mentre stava finendo il gioco. Grazie infinite, Murrick. Grazie veramente, veramente. Non c'è niente, va bene il video, ok. Grazie infinite, Murricante. Davvero. Oddio, mi è partito. Ho quei guanti, ciccioni manchi, ho gli occhi stanchi. Sta gente come un bagliante in culo, sti contanti. Francesco di Sansu me ne ha dati tanti per pubblicità a sto coso qua che ho venduto. È partito, ragazzi, eh. Ah, game over ending. Ti tieni il nucleo, muori e sei morto. E questo l'ho fatto io. Isolation ending achieved by flying out of the solar system after deactivating the loop. Questo non l'ho visto. Questo ruba il nucleo e poi scappa. Cosa succede in questo? Un finale per pianeta, no, Willy? Ah, sparisce proprio! Più vai lontano, più si allontana, velocemente, effettivamente. Noi chiamiamo sole, ma chissà come si chiama nel loro. E mo? Guardate che sarebbe veramente bello vedere la blind di qualcuno di sto gioco. Cioè, questo è il bello. Perché ognuno inizia da un punto diverso. Sarebbe molto bello vederne a decine di queste. Now beyond the reach of the supernova, you're drifted through the space until your ship's resources are finally depleted. Ah, c'è proprio muori perché finisce tutto. Ah. Ah. Ho capito. Che cazzo è? Cioè, se tu lanci e mentre sono due togli la cosa, crei il paradosso e esplode tutto?
Vabbè, è impossibile farlo in blind questo, cioè non ha senso. Peraltro il paradosso parte proprio da dove hai duplicato. Bellissimo l'effetto di rottura, eh. Devastante. L'avevi quasi fatto. Avevo lanciato che si duplicava, ma non riuscivo a... Cioè, non avrei mai pensato a togliere... A togliere il pezzo, perché anche se ne duplichi, poi comunque entra nel buco nero l'altro. Mi sarebbe mai venuto in mente di toglierlo, probabilmente. Cioè... Self-ending cos'è? Jump into black hole in the ash. Questo qua... Sono molto fiero di averlo fatto. Poi vai lì e c'è il tuo fratello. Questo sono molto fiero di averlo fatto. Sono fiero di me. Sono molto fiero di me di aver scoperto questa cosa qui. Però tu devi... esatto, se no non l'hai fatto tutto. Non l'hai fatto tutto? Devi leggere tutti i dialoghi. Ne ho letti un botto, che mi sembrava finissero sempre nello stesso modo. Che culo che io l'ho deciso di fare in quell'esatto ordine. Cioè io non avevo visto il buco nero, eh. Capito? Io non avevo visto il buco nero. Io lo, quando l'ho visto, io ero lì per morire all'interno di quella roba lì. Perché ho detto, metti caso che dentro lì vedi qualcosa sulle maschere, ok, scopriamolo, perché vedo qualcosa sulle maschere ed è molto figo. E in realtà non succede un cazzo di niente. Fatalità, guardando in alto ho visto il buco nero, cioè non l'avrei mai visto se no, capito? Quantum Moon Ending. Tu prendi il nucleo e poi dove vai? E poi vai sulla luna quantica. In quanti hanno fatto il finale del gemello senza aiuti? Beh, io sono molto contento di averlo fatto. Poi, come sempre, non ho capito un cazzo, però... Oh. Diciamo che però sperimenti molto più facilmente in questi casi, eh. Cosa succede qua? Vabbè, aspetti. Cos'è? È certo che lo traumatizzi, Daniel. Cioè, immaginati lui che... How long have you been here? Minutes, years? Non sei sicuro, ma sembra che il tuo viaggio abbia raggiunto la fine. È bella pensata, sì, portare il nucleo a Solanum, bro. E questa invece è la classica, giusto? Sì, questa è la classica. Minchia, tu vai da un nomai e gli dici, bro, tieni qua il nucleo. E lui, ma porco... E lei, porco Dio, ma zii, ma perché l'hai portato qua? Dio cane, serviva proprio per quando noi eravamo morti. Che cazzo fai, stupido figlio di puttana? E ti tira un pugno con il suo bastone di legno e ti scaraventa a 2.5 gravità. E lei, esatto, lei va fuori di testa. Cioè, le dice, ma che cazzo fai, Dio boia? È molto reale che una cosa del genere possa accadere, comunque. Comunque, molto bello, ragazzi. Veramente bello. Martedì o lunedì iniziamo il DLC Echoes of the Void. Gli echi dell'occhi. No, gli echi dell'occhio. Porco Dio, difficilissimo da dire, eh? Gli echi dell'occhio. Sempre 21? Sì, penso di sì. Gli echi dell'occhio. Echoes of Eye. Ah no, of the Void. Perché dico of the Void, Dio bono? Non lo so che versione ho. Rideremo come pazzi, non va bene. Molto reale che tu dica pure Dio boia. Sì, esatto, sì, io sì. Impazzirai tantissimo, non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Cerca la sonda che fa esplodere la nave. Ah, che la sonda viene sparata addosso a te?
Effettivamente, beh, queste cose come le guardo adesso? Effettivamente ne ho viste un botto di queste cose qui. Cioè, anche a me era successo che la luna fosse spawnata subito e mi era piombata la sonda vicino. Alla fine viene sparato tutto in giro a caso, no? Cioè, può succedere qualsiasi cosa. Che la sonda venga sparata ovunque. C'è la versione con il DLC incluso che potresti aver comprato. Devo guardare. Echoes of the Oboia. Anche questo è probabile. Fammi vedere. Outer Wilds. When the probe hits the ridge. Cioè, immaginati tu iniziare. Ok. E ti appare sta roba e tu non sai un cazzo. Sonda. Mi sa che non l'ha trovato l'occhio in questo viaggio, comunque. Temo che in questo viaggio l'occhio non sia stato trovato, Almeno. Forse ha preso alcune coordinate, ma forse sono sbagliate. Ti è successo per due volte. Ok. Piccolo segreto che se non già non lo sai. Quando mai i bambini scrivono? Essendo piccoli scarabocchiano più rispetto agli adulti. Ma sai che ci ho pensato, Teoxico? Vedevo che erano diversi, ma pensavo alla quantità di parole presenti in un ghirigoro. Cioè, in base a quanto è esteso il ghirigoro, è più o meno scarabocciato. Invece, in base all'età, ha completamente senso. Ecco, queste cose qua io le apprezzo un botto, mi piacciono un sacco. Comunque è indubbiamente un gioco veramente molto molto bello, ragazzi. E capisco benissimo il perché moltissimi dicano essere un'esperienza veramente veramente unica. Davvero. E capisco anche perché quando qualcuno che si avvicina a questo gioco viene si è anche incuriosito a vedere come lo affronta, perché è forse l'unico modo che hai di tentare di rivivere una situazione, una sensazione insomma che hai già vissuto te, perché lo fa ancora di più in questi giochi molto d'esperienza. È così, Il sondino alla fine non appare se non lo lanci nell'occhio. Cioè, se io quando ho visto l'occhio in alto non sparavo il sondino, cioè quello è il mio sondino? Anzè? Ma io che cazzo ne so? Ma che puttanata, Dio bastardo. Ma che coglioni, bella. 14 miliardi di anni dopo. Sì, è billions, 14 billions. Ma quindi la lettura della la lettura è corretta, quella del fatto che le formiche sono i teporiani del futuro. Cioè loro effettivamente sono i nuovi teporiani che vivono. Madonna, quella è molto figa. Quella forse è la cosa più bella di tutte. Quella è forse la cosa più bella di tutte. Se la cosa divertente è che la specie vedrà quel sondino e vedrà che è più vecchio dell'universo. Sì. Allora vedi che però la mia teoria che diceva Mario del fatto che noi diventiamo il prossimo occhio dell'universo, del prossimo universo che va a crearsi, è reale. E Felspato lo dice nel prossimo spera che ci siano gli animaletti, è vero. Perché dice appunto... Sì, dice questa frase qua. Cioè, noi diventiamo il prossimo occhio dell'universo. Perché noi premiamo il bottone di reset, e però per quelli che verranno dopo ci sarà di nuovo un richiamo fatto da noi per salvare il prossimo. È incredibile, zii. Questa cosa è veramente incredibile. Ho bisogno di qualche ora per capirlo. Però è veramente bella. Ecco, adesso già più di prima sto iniziando a digerire delle cose. Ma quindi il nuovo segnale all'occhio sarà la canzone? Il nuovo segnale dell'occhio sarà sempre una vibrazione, oppure l'esplosione, oppure banalmente i ricordi di noi cinque, o di noi, o di Solanum. Cioè è interpretabile ovviamente questa cosa, perché non sapendo esattamente cosa succede dentro l'occhio, comunque sì, è indubbio che siamo noi l'occhio dopo. Noi siamo il nuovo ciclo, cioè paradossalmente ci siamo liberati da un loop per far partire un nuovo loop che però dura... letteralmente l'esistenza. Cioè noi abbiamo fatto partire un loop di esistenze. Porco Dio, questa cosa è devastante.
È devastante sta cosa. Abbiamo fatto partire un loop di esistenza. Non è un loop se non si ripete, no? Però teoricamente, se ipotizziamo che l'occhio che abbiamo, che ha chiamato noi, era l'universo, è l'universo precedente, perché era più vecchio dell'universo stesso, noi diventeremo a nostra volta più vecchi del prossimo universo. Abbiamo già tre casi: chi c'era prima di noi, noi e chi c'è dopo. È considerabile, per quanto appunto aperto a ipotesi, il fatto che vi sia un nuovo, una nuova esistenza. Non hanno sentito la canzone di altri. Forse non mai hanno sentito la canzone di altri. Piuttosto hai permesso la possibilità di un nuovo universo e una nuova vita. Quindi diventiamo Dio? Mi piace di più essere l'occhio, dai, un po' più reale. Anche perché in realtà i Nomai venuti da noi sono spariti. Ma i Nomai che esistono in giro per l'universo popolato da noi, in realtà sono ancora vivi. Semplicemente quelli che da noi sono morti, sono appunto morti. Sì, sì, una cosa è certa. Il nostro sole esplode, o quasi, e un nuovo universo inizia. La parentesi da quando noi cerchiamo di bloccare un loop a quando c'è il nuovo Big Bang è obiettivamente aperta a interpretazione, perché non vi è niente di certo se non, cioè, appunto, recuperare gli strumenti, cioè il tuo clone, se sono, se è tutto interpretabile, il tuo clone sarai te che parallelamente in un altro momento sta facendo quella cosa da un'altra parte, cioè, capito? Puoi interpretarla in mille modi. Ma tu non sei nessuno, eri semplicemente necessario come osservatore consapevole. Questa cosa in realtà è stata il motivo per cui mi è piaciuto meno, ma al contempo la cosa più figa. Per la prima volta il nostro essere protagonisti è semplicemente quello di guardare. Cioè noi veramente, noi non giochiamo, noi non serviamo, se non mettendo insieme i pezzi, perché in realtà alla fine di tutto il nostro personaggio non è nessuno, non è il nuovo re dei non morti. Noi siamo semplicemente quelli che, vedendo la cosa, ricordiamo tutto e andiamo avanti, ma base è grazie agli altri se noi facciamo quello che poi facciamo. Non c'è il prescelto. È una cosa, cioè, faccio un esempio su Dark Souls 3, questa cosa, cioè tu sei un po' il prescelto, se vogliamo, no? Che puoi poi la fiamma la spegni, l'accendi, fai questo, fai quest'altro. C'è una serie di Giovanni, e questa è la cosa, è molto profondo comprendere delle cose, ci vuole sicuramente del tempo, che giustamente tu dici, guardare è fondamentale nella teoria quantica. Sì, perché appunto se guardi c'è, se non guardi non c'è. L'occhio potrebbe essere semplicemente un punto preciso nello spazio-tempo in cui l'osservatore consapevole che vi entra attiva il collasso dell'universo che randomicamente crea l'universo dopo. Poteva esserci Gabbro se non si stesse drogando come un bastardo. Sì, sono rimasto un po' deluso da Gabbro, che in realtà, proprio come noi, non coglie l'opportunità di capire. Ecco, forse è il personaggio che mi è piaciuto meno, Gabbro. Perché, sebbene Chert e l'altro lo abbia esplorato un po' meno, ok? Gabbro era l'unico che aveva in comune con me delle cose incredibili. E lui invece si interessa veramente, veramente poco di questo. Ci sta quello che ti dice, boh, non frega un cazzo, mi drogo, va fuori i coglioni. Però infatti nel fumo del farò finale si vedono diverse ombre che sono diverse possibilità del nuovo universo. Io pensavo fossero tutte le creature che hanno vissuto nell'universo che si stava per chiudere. Esatto, Burno, esatto. È anche vero che la sua navicella è scassata, è anche vero quello. Doveva chiedermi un passaggio. Il mio preferito rimane, guarda, ti dico, penso rimanga Riebeck, perché mi piace un botto il fatto che sia quello che va, cioè quello ultra coraggioso nello spazio, poi ha paura di quello che crea, cioè di quello che fa, quindi lui ha paura dei viaggi spaziali ed è un esploratore spaziale, ha paura di tutto e che si accampa vicino a un buco nero, è un po' il temo ma lo faccio. Mi piace, in realtà come persona mi piace molto, e poi mi piace il fatto che sia, almeno a mio dire, lo strumento migliore dei cinque che ho sentito. Pensa però che tu sei il primo esploratore che ho baggiato con il traduttore, Gabbro no. Gabbro no, hai ragione.
Hai ragione. Vero. Vero. Comunque si vede, aveva sempre avuto ragione Mario, si vede veramente che è un gioco dove ci hanno messo l'anima e il corpo e di più. Cioè dentro questo gioco hanno messo tutto loro stessi, perché è veramente veramente si vede la passione di chi l'ha voluto creare, di quanto abbia cercato anche di metterci nozioni fisiche accurate come il calcolo della gravità, delle spinte, supernova, cicli di vita, teorie, paradossi. È incredibile. Le host, io l'ho detto, guarda King, le host sono state il motivo per cui ho detto la frase: mi sto rendendo conto che sto vivendo un gioco che fra un anno piangerò di non poter rigiocare. Capito? Peraltro mi è stato mi è apparso, forse perché cercando Outer Wilds su Instagram mi hanno osservato, mi è apparso mossa e fottura fossa e mottura, che dio cane, mossa e fottura fossa e mottura, che consigliavano loro utenti in chat giochi simili a Outer Wilds e me li sono screenshottati tutti e cinque. Se stesso pubblicati tutti e cinque, cioè li sono screenshottati, quindi sia mai che un giorno si voglia diceli. Ah, ve li dico immediatamente così magari potete dirmi cosa ne pensate. Li ho cancellati. Andiamo a recuperare nel cestino. Oggi ho cancellato le foto, mi sa che mi è termopuzzo scappato, eh. Ah, non è vero, non li ho cancellati. Allora, mi hanno consigliato Return of the Obra Dinn, The Witness, Bride e Fossa, e non Mossa, tantissimo Immortality. Questi mi hanno consigliato, cioè proprio Fossa dice Immortality. Tunic anche Tunic, ok. Return of the Obra Dinn, uno dei miei giochi preferiti. Neanche io non ne ho mai sentito uno di questi, Non ho mai sentiti, cioè se Outer Wilds l'ho sentito parlare da Mario, questa era la prima volta da loro. Immortality mi manca ancora. Tanto nel senso, ragazzi, quando partono le ranked, c'è la pill e faccio Elden Ring, quindi quando ho qualcosa che mi fa fare un sacco di abbonati, io una sera a settimana che faccio il cazzo che mi pare, me la ricavo. I giochi come To The Moon, i giochi come questi sconosciuti che ti fanno fare 3 spettatori e mai... Non me ne frega un cazzo, capito? Quindi quando gli abbonati sono alle stelle perché c'è Elden Ring e Pokémon e non c'è bisogno quindi di stare lì a farmare su quei giochini, io una sera a settimana del cazzo che mi pare lo faccio su casse. Immortality? No, Giulia, basta verificare Twitch se si può streamare o meno Immortality. C'è una lista di giochi che non puoi streamare e non mi sembra proprio che Immortality sia tra questi, visto che tra quelli c'era qualcosa tipo Stupro Simulator e non credo che sia alla pari di quello. Basta andare a vedere la lista, non mi sembra proprio ci sia. Cioè, ci sono giochi come Grezzo 2 dove spari siringhe ai barboni e muoiono di overdose, quella faccia di Vasco Rossi, ma non credo... capito, in questo senso Immortality non c'è, l'ho controllato l'altro giorno che mi serviva, ecco, perfetto. Grezzo 1 non c'è. Beh, facciamo già Grezzo 1, l'unità nei giochi ha provato, basta che non sia un gioco che si basi su quello. Esatto, ricordo che anche God of War, la trilogia, c'è un sacco di scene di sesso, però se mi dite che Immortality è pieno di roba, che di gente che scopa, regà, testa bassa andiamo, cioè me frega un cazzo a me, non ho idea di che gioco sia, ma nel senso, si può fare. Ci sono scene di sesso con attori veri. Ah. Vabbè, ragazzi, letteralmente... Porco Dio. letteralmente, se c'è scritto che si può fare nella lista di giochi non bannati, si può fare. Fine. Cioè, se non è nella lista di ban da Twitch, si fa. Fine. Non è che ci sono tanti cazzi, è un gioco che puoi portare. Alla peggio attivo un filtro di blurring, ma credo che abbiate tutti almeno 18 anni, occhio.
Mettiamo un gioco porno, tipo quelli punta e clicca di tipo di 10 anni fa, 15 anni fa, che 10 magari, eh. Ah, anche Omori devo fare. Bravissima, bravissimo. Omori, credo siano 10 mesi che Cop e Raffaele Murcrow, miei mod praticamente, mi stanno dicendo o lo fai o ti accoltelliamo nel sonno. Omori è un'altra cosa da fare, ho l'impressione che sia un po' più denso. A differenza appunto di questi giochi che invece durano, sono più easy. Cioè, a me hanno sempre detto: ti è piaciuto Undertale, ti piace Omori. Capito? Ti consiglio un gioco che sicuramente non avrei mai sentito e che non conosci. È un Metroidvania video. È un Metroidvania molto figo con l'ambientazione sia per le musiche, che si chiama Ori. Dio cane. Ori and the Blind Forest. Io e Ori and the Blind Forest, per chi non lo capisse, probabilmente lo può sapere solo giorno dopo e altri tre. È stato un gioco che io praticamente ho iniziato, credo tre volte. E tutte e tre le volte, per un motivo o per un altro, non l'ho mai continuato. È incredibile, ragazzi. Cioè, è l'unico gioco che io ho iniziato e non sono mai andato avanti. C'è sempre stato qualcosa che me lo ha impedito. Ogni volta. E quindi, però c'è da dire che i Metroidvania non è che siano proprio i miei giochi. Solo Hollow Knight ho giocato in realtà. Omori a me non è piaciuto, e Undertale è la top 5 di sempre. Ci sta Mario, magari su gusti, bisognerebbe esplorare, Però Willy, com'è possibile che tutte le volte che si parli di un videogioco tu dici è uno dei miei giochi preferiti? Io te lo sento dire per ogni gioco che viene detto in chat, che sia FIFA a To The Moon, è uno dei miei giochi preferiti. E sono tutti cioè ci sta, magari è una top 30, hai un sacco di gusti, però. Di Hollow Knight cosa ne pensi? È incredibile Hollow Knight. Allora, sapete qual è la fortuna di Hollow Knight? Via dei Guinceri. La fortuna di Hollow Knight che ho io è che io sono io. Cioè io non mi ricordo un cazzo. E io Hollow Knight lo giocai 3 anni fa. E io non mi ricordo un cazzo di Hollow Knight. C'è da dire però che mi ricordo ancora un po' di cose. Quindi serve almeno un altro anno, anno e mezzo, perché io mi sia dimenticato praticamente tutto e sostanzialmente vado avanti. Guardati il documentario di Outer Wilds. Cosa? Ho imitato i goblin di Warcraft. Cosa? Andiamo, Goblin Warcraft Sound. What? What the fuck? Are you threatening me? Bro. Aspetta. Cosa? Aspetta. Dio cane, questo gioco io mi riconosco. Warcraft Ita, Goblin Zeppelin. Dai, perché non c'è in italiano, figli di puttana? Cosa? Un altro lavoro. Non posso costruire qui. Oh, bene. Oh, che carino. Io molto arrapato, io fa male te tanto a lungo. Io non parla come Yoda, vero? Non è facile essere. Io ho occupato... E io ho le corna. Io ho occupato, lasciami in pace. Non ho tempo per giocare. Io non ho quel tipo di orco. Certo, Zino. Certo, Zino. Certo, Zino. Porco Dio. Certo, Zino. Continua così, che stai andando alla grande, porca madonna. Sei un drogato, palesemente. Perché Warcraft 3 peone featuring Rihanna? Ready to work. Work. Otto secondi durava il video, Mi date il link di chissà quale puzzo? Chissà se quando giocherò Undertale sarà all'altezza di queste mega aspettative che gli dai. Sono molto curioso. Willy, io lo dico. Allora, intanto linkatemi il documentario su Outer Wilds, me lo guardo stanotte. Seconda cosa, sono dell'idea che Undertale per le persone
venga venduto come uno degli delle, appunto, delle aspettative più alte di sempre, ma per molti non vengono rispettate in todos. Io so che è un bellissimo gioco, è un gioco che in blind non puoi fisicamente fare, perché per come è fatto tu non puoi farlo. Cioè puoi fare blind, ma se non ti fai dire cosa fare non giocherai mai. Cioè farai la stessa cosa in eterno per una meccanica. Però di base cos'è sta roba? Però di base è fatto proprio è un gioco che appunto ci vuole del tempo. Cioè ci vuole veramente del tempo e basta. Non so se è all'altezza, cioè io sono convinto che a 100 persone lo consiglio e a 100 potrebbe non piacere, come per 100 sia invece tra i migliori giochi di sempre. Tutto qua. Mi guardo il documentario di Outer Wilds, che vi leggevo prima parlare dell'anno, è uscito a fine 2019 perché è l'1 gennaio 2020. Non ci sono quindi spoiler relativi a a eventuali DLC. Mi confermate che lo posso vedere senza problemi? Giusto? Parlate di Undertale Ciardi. Dicevo che per me Undertale è il gioco migliore di sempre. È il gioco fighissimo. Host, le canzoni rievocano dei momenti incredibili. Insomma, tutto quello che c'è. Però è un gioco che so benissimo non essere, e insomma, per tutti. Deltarune io voglio aspettare che finisca, quindi teoricamente dopo l'uscita di Silk Song dovrei riuscire a giocarlo tutto, Deltarune. So che è stato annunciato l'altro ieri il capitolo 3 e 4, che dovrebbe arrivare entro fine anno. Ma teoricamente 2031-2032 dovrei riuscire a giocarlo, Cazzo, non ci pensate che gli sviluppatori di Outer Wilds non ci hanno mai potuto giocare? Ma loro l'hanno vissuto, un po' come le guerre stellari, no? Dopo l'uscita di Silk Song, ma guarda, secondo me di sto passo 2032-2033 giochiamo a Silk Song e anche a tutto Deltarune. Diciamo che quando i giochi hanno dei prequel come Hollow Knight e Undertale, se vuoi fare dei sequel, se si può parlare di sequel, di Deltarune, in bocca al lupo. Cioè non esiste non esisterà mai che il gioco riuscirà a fare meglio, capito? Quindi semplicemente ritardi la sua uscita in modo tale che continui a spremere la prima mucca e basta. Però capito? Sì, esatto, coppo, per questo ho messo le virgolette, capito, no? Però va bene, amici, vado a farmi una doccetta, tolgo il pelo a Paolo e vado appunto a letto. Sono d'accordo con te, Arthur, che Undertale ha tra le peggiori community dell'intera pianeta Terra, Acqueo. Assolutamente d'accordo con te. Però, insomma, ragazzi, è così. Sottolineo, per chi non ha giocato Undertale non vi dirò nulla, se non che ha dato origine, penso, alle migliori host presenti nel mondo dei videogiochi in 8-bit di sempre. E non solo, in realtà, in 8-bit. Quindi è un'esperienza incredibile che veramente, se non mi ricordassi purtroppo troppe cose, vi giuro che lo rigiocherei in live. È un gioco incredibile e forse Undertale... No, non è vero. No, è comunque un gioco che vi dovete giocare per i cazzi vostri e non guardarlo. Se non lo conoscete, giocatevelo. Mi rendo conto che però molti lo droppano, ragazzi, banalmente, perché Undertale, se Outer Wilds ha poco gioco... Cioè Undertale praticamente non ha gioco. Non dico che è un punto e clicca, perché non è un punto e clicca, ma non è che ci vada tanto distante, eh. Cioè c'è veramente poco. È un po' meglio di To The Moon, ma è sotto Outer Wilds a livello di gameplay. Quindi non è veramente un gioco, è un'esperienza, è una vita. Cioè Undertale è una vita a tutti gli effetti, che ti fa portare ad avere delle scelte. Ti scegli a chi volere bene, a chi no, in base a come sei fatto tu, dai delle risposte. E poi se vuoi vedere il gioco intero, non esiste che tu lo possa fare blind run. Cioè Undertale non si può fare blind. Sì, puoi fare la prima run in blind. Piccolo spoiler, di solito servono 3 run per finire Undertale. Questo è, diciamo che non è uno spoiler, diciamo alla base. Servono 3 run se vuoi fare tutto. In realtà però ne basterebbe una anche, se dici voglio giocarlo e quello che so, te ne basta una. Se no ce ne sono 2, tanti ne fanno 2 di run, perché la terza per loro non va fatto. Cioè adesso non voglio entrare nel dettaglio, però la community è così tanto presa, è diventato così tanto un cult Undertale, che tanti la terza run, di cui non menzionerò le specifiche, non viene fatta perché sarebbe scorretto nei confronti del personaggio dei personaggi del gioco. Vi rendete conto che è una follia? Cioè
non dover fare determinate cose perché i personaggi del gioco ci rimangono male, ti fa capire quanto la gente arriva, capito, a quel punto. Io in realtà a quel punto ci ho pensato, poi dico, me ne frega un cazzo, perché se voglio scoprire è un gioco alla fine. Però, ecco, assolutamente Undertale, il bello di Undertale è che tu non devi sapere nulla e devi... ci sono, cioè Undertale funziona sul livello che piace a me. Cioè c'è tantissimo what the fuck, cioè colpi di scena da mandibola, e tantissimo invece noi non te lo spieghiamo, ma stai capendo che... cioè magari faccio un esempio stupido, ti faccio vedere una foto di famiglia, adesso dico a caso, dove c'è madre, padre e figlio, poi il mese dopo ti faccio vedere madre, padre e basta. Non ti sto dicendo che il figlio è sparito per qualcosa, però ti sto dicendo che non c'è, capisci da solo. Poi magari vedi di fianco una bara, dici, ah, mi sa che non è il caso di Undertale, ho sparato cose a caso, ci tengo a precisare. Quindi questo per dire che tante cose tu le capisci, diciamo, per negativo, cioè se non è A è per forza B. Loro ti dicono che non è A, tu capisci che quindi è B, ok? Funziona così, a differenza appunto magari di Outer Wilds, dove le cose sono più... hai capito che dentro il buco nero hai generato un Big Bang? No, ci sta, però capiscilo, capito? Ecco, tutto qua. No, non c'è né una madre, né un padre, né un figlio. Oddio, ci sono perché fanno parte, insomma, del gioco, ma non c'è nulla, Un gioco che ha tra le migliori host che ancora oggi mi ascolto a tempo perso della vita. Signori miei, io vi auguro una buona notte. Ci vediamo forse venerdì pomeriggio con un po' di Kaizo, e forse volevo vedermi il secondo episodio di Natale a Tokyo, ma vedo perché domani mattina ho da fare le pulizie in casa, ci metto un botto di tempo, quindi in caso vi aggiorno su Instagram, se no domenica con poi Caped, però ve lo dico domani perché appunto dipende, perché forse arriva anche il fotografo che ci dà la chiavetta con tutte le foto, però lo so domani stesso. Signori miei, vi auguro una buona snuece e ci vediamo domani. Poly Season, prefe di The Office al volo. Tutte tranne l'ultima. Buonanotte, ragazzi! Una realtà totale la mia, Ciao Sassolini. Ecco, questa cosa di Sassolini che non è stata spiegata, posso dirlo, questa mi dà veramente fastidio. Perché, porco Dio, l'avevo presa a cuore. Che fastidio. Vabbè, ciao Sassi.